fate la cortesia di sedervi, vi illustrerò un po' di storia dell'arte e un po' di vicende di questi quadri che avete il piacere di vedere, e vi dirò che nonostante la situazione, questo discorso è necessario perché un numero rilevante di quelli che partecipano qua hanno partecipato anche a Vicenza, alla mostra di Vicenza, la mostra parallela. E siccome a Vicenza c'è stata un'introduzione agli artisti, mi sembra doveroso che avvenga anche qua. E mentre stavo aspettandovi, stavo facendo alcune considerazioni, no? Alcune considerazioni di questo genere, cioè alla fine che cos'è l'arte? Non è soltanto l'espressione di una visualità, non è soltanto l'espressione di una attività che riporta una volta soltanto dalla realtà delle immagini su una tela o su un affresco, ma a partire dalla fine dell'Ottocento è anche qualcosa di più complesso, cioè quello che è la pura visibilità dell'arte figurativa, si aggiunge un fattore concettuale. Dicendo questo, dico una mezza verità, nel senso che in realtà, in maniera meno volutamente argomentata, meno filosoficamente accertata, un desiderio di esprimere qualcosa al di là del puramente visibile c'è stato sempre, c'è stato nell'arte antica, perché quantomeno un elemento fondamentale, se non due, hanno letto quest'arte. E allora i due elementi fondamentali dell'arte antica sono o il desiderio di creare un contatto con Dio attraverso templi, poi attraverso chiese, oppure quello di creare una struttura di propaganda, l'arte come propaganda. E questo è qualcosa che è stato teorizzato addirittura dall'imperatore Augusto, il primo imperatore romano, il quale, rendendosi conto di entrare in una dimensione che negava 700 anni di storia della Roma precedente per affermare una nuova realtà, quale il dominio era affidato a una sola persona e non più alla collegialità del Senato, ha da un lato fatto finta che i senatori contassero e dall'altra parte ha investito moltissimo con tutti gli artisti di cui Roma in quel momento aveva a disposizione per creare poemi epici, ad esempio Virgilio che crea l'Eneide, nella quale si narra la storia di quella famiglia che nasce dalla fuga dell'eroe Enea dalle ceneri di Ilio, di Troia, per approdare in Italia e dar vita alla Iulia Gens, quella Iulia Gens alla quale apparteneva Augusto, e quindi sembrerebbe che un destino divino abbia fatto sì che l'esule troiano arrivasse in Italia e in Italia fondasse quella dinastia che poi sarebbe arrivata al potere di Roma. Quindi ecco che c'è questa fortissima volontà politica. Tutti i sovrani successivi hanno voluto fare politica, alcuni in maniera particolarmente evidente. Ad esempio, un grandissimo personaggio che ha dedicato interesse all'arte, oltre a quello che aveva personalmente e sinceramente, ma in funzione politica, è stato Lorenzo De Medici. Lorenzo De Medici ha sfruttato veramente uno straordinario gruppo di artisti a maggior gloria del suo casato. Più tardi, questi che erano segreti destini dell'arte, che erano sostanzialmente legati a un pensiero collettivo, sono diventati poi privati. E privati sono stati anche in tutti i secoli del Medioevo, quando non c'erano grandi concetti come ci saranno dopo, ma tutte le opere del Medioevo, quasi tutte le opere del Medioevo, sono ricche di simboli che vanno letti insieme a tutto il resto dell'opera per cercare di comprendere qual era lo spirito particolare dell'artista.
e quindi ci sono oggetti particolari, ci sono le civette, ci sono altre cose e così via, fino ad arrivare alla scelta dei santi che vengono rappresentati, che non sono rappresentati a caso, ma sono rappresentati in maniera tale da giustificare una determinata presa di posizione. Ad esempio, una pala d'altare che va ad Urbino avrà fra i santi che vengono messi di fronte alla Madonna, attorno alla Madonna, i santi che sono urbinati di nascita, oppure quelli che rappresentano i santi protettori. Oppure in quest'arte, che è anche un'arte religiosa, c'è un elemento politico che spesse volte viene fuori in maniera evidente. Sono tutte le pale d'altare, tutte quelle tele nelle quali ci sono da un lato i santi rappresentati, ma c'è anche un personaggio più piccolo in scala minore che ne indica evidentemente la taglia minore, il fatto che non è un personaggio divino ma un personaggio umano. C'è il committente di quella tavola, c'è quello che ha pagato l'artista perché quella tavola venisse fatta, e allora si mette in fondo, seppur umilmente, si mette accanto alla divinità per dire: beh, insomma, anch'io ho un ruolo in terra, un ruolo minore, ma un ruolo in terra, un ruolo che è significativo. Ad esempio, i Montefeltro, no? Avevano questa abitudine, ma non solo loro, Gonzaga avevano questa abitudine, si facevano rappresentare su scala piccola piccola in ginocchio di fronte alla maestà della Madonna. Con la fine dell'Ottocento poi nascono invece delle idee molto diverse. Nasce il fatto che il pittore, che a questo punto non è più un artigiano, seppur uno splendido artigiano, Raffaello era un artigiano, non si considerava un grande pittore, non si considerava un personaggio quasi divino, era semplicemente uno che sapeva dipingere e che veniva pagato proprio perché sapeva dipingere. In tutto questo quadro del Rinascimento, l'unico pittore che esce da questa dialettica di artigiano, è solo Leonardo da Vinci, al quale è dedicata questa mostra. È solo Leonardo da Vinci perché? Perché, posso usare una parolaccia, se ne strabatteva di tutte queste varie celebrazioni e così via. Leonardo da Vinci ha rappresentato soltanto né Dio, né gli uomini, né qualsiasi, né il potere in sé, ha rappresentato soltanto Leonardo da Vinci, ha rappresentato semplicemente tutto quello che voleva fare, in una forma di creatività che, al di là di quello che ha speso in campo scientifico, del quale ha avuto la sfortuna di essere un personaggio con almeno 200 anni di anticipo sui tempi, che gli avrebbero consentito di fare tutte quelle macchine che aveva immaginato ma che la tecnologia del tempo non gli consentiva di realizzare, ha rappresentato un pensiero che era estraneo a qualsiasi forma di celebrazione, estraneo a qualsiasi forma di autocelebrazione, ma era semplicemente il desiderio di comprendere quello che di eterno, quello che di immateriale c'era nella pittura. Infatti la sua pittura è altamente immateriale, è in questo senso la meno rappresentativa del suo tempo e per questo anche la più alta. E poi misteriosa, le sue donne, lasciamo perdere la Gioconda che è il massimo, no? È un personaggio completamente incomprensibile, un personaggio di cui si discetta da secoli sulla sua reale consistenza fisica e umana, si discetta addirittura sul suo sesso, qualcuno dice che era un uomo, e quindi ecco che in effetti c'è questo misterioso tocco leonardesco che fa di lui un personaggio unico, e è unico per mille motivi, Leonardo. Tornando alla pittura, dicevo, nell'Ottocento si viene a determinare che cosa? Il tentativo, il senso, il bisogno di giustificare la propria arte. Di giustificarla in che modo? Beh, in un primo tempo in termini filosofici. In termini filosofici, con ampie discussioni sull'estetica, no? Su come deve essere l'opera d'arte. Il pittore è sì colui che lavora senza una commissione precisa, è colui che non ha un contratto che lo vincola a dipingere in quel determinato modo, no? Cioè, i contratti del tempo precedente, se voi prendete tra l'altro quelli più significativi, no? Che sono quelli di Piero della Francesca, i
I contratti di Pino della Francesca sono tremendi e incomprensibili per un pittore del nostro tempo. Tutti questi, infatti, prevedevano che cosa? Intanto, qual era l'immagine principale? Poi qual era l'immagine piccola piccola del committente? Poi quali santi mettere? Non era libero Piero di mettere i santi che voleva, doveva mettere quelli che il committente gli chiedeva di mettere, perché i santi del casato, i santi protettivi della città e così via. E poi c'era in lui il bisogno di fare un'altra cosa, che lo qualifica proprio decisamente come un artigiano. Doveva fare anche tutta l'intelaiatura in legno, quindi un falegname, tutta l'inquadratura in legno delle pale d'altare. E in questi contratti è scritto esattamente, quasi quasi gli mettono anche il numero di viti e di chiodi che deve impiegare, ce ne sono quelli dettagliatissimi. E quindi ecco questo fatto. Un altro personaggio che ha inciampato moltissimo, seppure un po' di tempo dopo, nella stessa tipologia di problematiche di committenza, è stato il greco, è il griego. Il greco spagnolo, pittore greco, allievo di Tiziano e poi approdato definitivamente in Spagna, il quale, beh, direi con un certo rametto di follia, no? Faceva dei contratti, anche lui minuziosissimi, nel quale diceva: io voglio 10.000 maravedis, che era la moneta corrente allora, però se una commissione di pittori formata da almeno 3 pittori, uno dei quali scelto da me e 2 scelti dal committente, decidono che la mia opera è indegna, io rinuncio a una parte di questi soldi, nel senso che voglio il 50% subito dei 10.000, e poi 5.000 al momento di cominciare e 5.000 soltanto ad opera terminata. Questi 5.000 sono in discussione, ma attenzione, se questa commissione dice che l'opera è migliore di quella che il committente poteva prospettarsi, ebbene, allora me ne date di più di soldi. Il risultato finale di questo modo di comportarsi è stato che ha avuto, bisogna dire onestamente, 7 casi in tutta la sua carriera in cui gli fu dato meno del prezzo inizialmente pattuito, ma altri 35 nei quali gli fu dato di più di quanto avesse chiesto, perché era questa commissione formata da 2 membri del committente, committenti onestissimi evidentemente, avevano deciso che non valeva 10.000 maravedis, ma 15.000, e il committente pagava i 15.000. Ciononostante ha lasciato morendo al figlio 83 cause legali per discutere di tutti questi contratti. Oltre a questo non vi so dire come siano finite queste cause, anzi credo che proprio poi alla fine non si sappia proprio, ma io da nessuna parte l'ho visto il risultato di questo. Venendo a noi, e quindi parlando quindi delle vostre opere, il problema è che appunto c'è il bisogno di discutere dal punto di vista estetico, come fare intanto. Tanto viene con l'Ottocento cancellata l'idea dell'estetica classica, no? L'estetica classica era quella che diceva: benissimo, non chiediamo a nessun artista, poeta, pittore, quello, scultore, quello che è, nella sua attività, di trovare qualcosa di nuovo, anzi il nuovo quasi quasi disturba. Gli si chiede di assumere un tema che ha una sua tradizione e di farlo meglio di tutti quelli che l'hanno preceduto, cioè sostanzialmente era una richiesta di miglioramento estetico su un tema dato, su un tema già largamente impiegato negli anni precedenti. L'estetica che comincia con i primi anni dell'Ottocento e che è ancora quella che oggi domina vuole un'altra cosa, anche se oggi il problema estetico è diventato un problema minore, vuole un'altra cosa, cioè l'originalità. Si afferma per la prima volta che il pittore non è un commesso, non è un falegname, non è un abile artigiano, ma è un genio, e quindi un libero creatore di geniali cose, e come tale deve essere giudicato. Ma il primo elemento perché possa effettivamente aspirare a questa definizione di genio è che sia originale, è che faccia
qualcosa di mai visto, qualcosa che gli altri non hanno mai fatto, che non hanno mai concepito. E quindi ecco che su questa base della novità assoluta si muove l'arte dal 1830-35, dalle lezioni di estetica di Georg Friedrich Händel all'Università di Berlino, Free Universität di Berlino, ad oggi. Il problema più recente che aggiunge un valore all'arte è che non c'è soltanto un assunto estetico, non c'è soltanto un fattore di questo tipo, ma c'è, interviene anche un fattore sociale. L'artista si propone come la coscienza critica del suo tempo, si propone come il personaggio il quale, dall'alto di un disinteresse nei confronti del denaro, che poi non è sempre così, ma insomma l'artista è anche, abbiamo decine di casi di artisti che effettivamente hanno dimostrato un altissimo disinteresse per il denaro, hanno vissuto malissimo per vivere il loro sogno artistico. E quindi, dall'alto di questa superiorità morale che nasce dal disinteresse economico, l'artista si considera la coscienza critica, si considera abilitato ad essere la coscienza del suo tempo. E quindi a questo punto interviene la socialità nell'arte, interviene un'arte che interviene in molti casi, in casi sempre più massicci, cioè questo è l'elemento più rilevante nell'ambito dell'arte, cioè un interesse verso il fattore sociale. Qui noi abbiamo opere che rappresentano un po' anche queste idee, la rappresentano dal punto di vista della novità artistica, la rappresentano dal punto di vista di un impegno sociale, e lo rappresentano anche un punto di vista di carattere ideologico, cioè rappresentano delle idee precise. Io comincerei da quello che ho alle spalle, per poi procedere. Quello che ho alle spalle è l'opera di un orafo di Roma, uno dei migliori orafi di Roma, che mi consiglio molto se andate a Roma di frequentare, perché oltre ad essere molto bravo e anche molto onesto. Si chiama Gianluca Berlonghi e ha fatto questa creazione. Questo angelo, simulato in una sfera, raccolto in un quadrato, in una losanga. Forse non si vede benissimo dalla vostra distanza, ma poi potete. Quello che c'è in quest'angelo è che come dice il titolo. Buonasera, benvenuti. Buonasera. È un angelo che segna il fatto di due elementi uguali sostanzialmente come impegno fisico di spazio, ma diversi dal punto di vista concettuale. Riprende Merlonghi una teoria teologica del fine 300, pieno 400, enunciata da due grandi filosofi, da due grandi teologi, più che filosofi, Giovanni Bruscotto, che era un teologo inglese, e Nicola Cusano, Nicola che era vescovo di Cusa, quindi Nicola Cusano per questo. Nicola Cusano soprattutto è quello che ha meglio teorizzato questo pensiero, ed è quello di dire che l'uomo è in realtà formato da due elementi fondamentali. Un elemento di carattere umano, qui rappresentato dalla parte in argento, e un elemento di carattere divino, qui rappresentato dall'oro, da questa lamina d'oro a 22 carati. Un elemento divino, c'è un fattore angelico, c'è in lui qualcosa di terreno e qualcosa di angelico. Il che è dire, in altri termini, che l'uomo è fatto di anima e corpo, sostanzialmente. La teologia più tradizionale, San Tommaso, aveva ragionato nei termini di questa contrapposizione fra umano e divino, l'anima e il corpo. Ebbene, Cusano dice, c'è nell'uomo, l'uomo è una creatura che si pone a metà strada fra la pura terrestrialità, puro elemento terreno e il divino, e
quindi è l'angelico. E quindi ecco che in lui esistono queste due nature. Queste due nature lacerate da due fondamentali tendenze che lo circondano e che deve affrontare. E qui introduce questo senso appunto della divisione dell'umano e del divino nell'uomo e anche il concetto del libero arbitrio. Il concetto del libero arbitrio secondo il quale l'uomo che ha una componente eterna che è l'anima, una componente terrena che è il corpo e che però deve gestire la sua speranza di eternità, deve gestire la sua vita, è costretto a seguire dei principi che la Chiesa gli insegna, che la religione gli ammonisce di fare, attraverso una sua scelta. Può scegliere il demonio e precipitarsi nel tempo, scomparire rispetto all'eternità, può scegliere invece la via del cielo e quindi scegliere l'eternità, quindi il fatto di vivere per sempre. Queste le teorie di Nicola Cosano. Questo è il concetto che il Merlonghi, appunto artista romano, ha voluto esprimere in questa sua opera. Non possiamo chiedere nulla perché non è presente. Possiamo invece chiedere qualcosa agli artisti presenti, perché non dovrebbero dirci loro che cosa hanno fatto? Ad esempio lei, cara Mariella, perché non viene qua a spiegarci che cosa sta nelle sue opere? Allora, io intanto direi che l'opera sua è un'opera che si pone sostanzialmente in un sistema aggiornato, post-impressionismo, e quindi siamo in pieno espressionismo. Pieno espressionismo è quella teoria che è nata inizialmente in Germania, poi si è diffusa anche altrove, e secondo la quale il prodotto artistico è costituito dall'interferenza fra la captatio delle immagini che vanno a sollecitare lo spirito dell'artista e poi riescono in termini figurativi, in termini dipinti, caricate anche di quella umanità, di quella sensibilità, di quella modificazione spirituale che l'artista è in grado di dare. E adesso in effetti non potrei dire meglio quello che è espresso, perché è il mio modo di dipingere, soprattutto in questi quadri che ho portato, è proprio quello di trasfigurare un visto, una mia visione, con una mia interpretazione, quindi completamente, se vogliamo, anche informale, perché non c'è la raffigurazione vera e propria, non c'è la ricerca del particolare o del raffigurativo, ma c'è proprio una interpretazione libera che io cerco di manifestare essenzialmente con i colori. Cioè per me è proprio il colore che vuole in qualche modo far trasmettere le azioni, il mio modo di vedere in quel momento la natura, quindi è evidente che il cielo non sarà stato sicuramente con tutte quelle sfumature che io ho dato, quindi non ci sarà stato né il rosa, né l'azzurro, né il giallo tutti insieme sicuramente, però in quel momento la mia percezione è stata quella e io ho cercato di trasmettere una sensazione che spero di riuscire a trasmettere, così come in quello che rappresenta le nostre amate Campanassa e le nostre Torri del Brandale. È evidente che pur nella ricerca, infatti mi fa molto piacere l'affiancamento con la foto, perché si vede che partono entrambi dallo stesso soggetto e uno è chiaramente la foto e il realismo più assoluto e il mio è questa interpretazione che si basa essenzialmente su quello che può dare il colore come emozione. Questo. Bene, grazie. Grazie a lei. Dietro al quadro di Mariella e a quelli del nostro fotografo, c'è un quadro molto interessante che ci viene da Vienna e abbiamo la fortuna di avere anche l'autore, Ivan. Cosa ci dice? Ivan parla benissimo italiano, io ovviamente di madrelingua tedesca, ma non lo parlo. È bravissimo. Non parlo bene, ma credo che si capisce. Sì, si capisce senz'altro, non c'è problema. Non può dire molto, il professore però ha detto tutto tanto bene. Questo quadro
non l'ho fatto specialmente per questa mostra, ma mi ho detto che il confronto tra la geometria e la natura è una cosa che non è straniera a Leonardo e mi ha deciso di presentare la mostra. Benissimo, benissimo. Io direi che Ivan Iliev è un lontano erede di quello che era il Sacro Romano Impero Germanico, e cioè quello che si era costituito nella sua massiccia entità nel 1519 con l'ascesa al potere di Carlo V. Carlo V che era re di Spagna, re di Roma, imperatore del Sacro Romano Impero Germanico e signore dell'America, quasi tutta l'America gli apparteneva. America dalla quale traeva a tratto tanto oro e tanto argento da consentirgli di fare una guerra per 50 anni, sostanzialmente, lasciando la Spagna poi in guai economici veramente rilevanti. Ma a parte questo, c'era all'interno di dei territori, dei domini di Carlo V, degli Asburgo quindi, anche un ducato estremamente interessante. Un ducato estremamente interessante che tra 3 e 400 aveva creato una corte meravigliosa che soprattutto con Carlo il Temerario era riuscita ad esprimere un'altissima qualità di carattere artistico con gli arazzi forse più belli dell'intero 400, con delle illustrazioni di palazzi meravigliosi e che poi finì miseramente purtroppo nel 1474, quando Carlo il Temerario, osando veramente troppo, con 11.000 uomini affrontò un esercito di svizzeri che era formato da 29.000 uomini, quindi più del doppio delle sue forze, e fu sconfitto nella battaglia di Nancy nel 1474. Finisce questo Ducato di Borgogna, che finisce cadendo nelle mani degli Asburgo, erano avanti nel tempo. In questo Ducato di Borgogna appunto c'era il culto dell'arazzo e l'arazzo era fatto in maniera tale da ricordare il lavoro di Ilia. E non so se lei ne sia consapevole, ma lei è molto vicino a questo modo di fare. Quindi se noi vogliamo trovare per lui un antecedente dovremmo pensare ai grandi e purtroppo anonimi artisti. No, ma quasi tutti anonimi artisti che hanno creato questa grandissima tradizione di manifatture che ha illustrato, è stato uno degli elementi che ha illustrato questo piccolo granducato ma di grandiosa capacità culturale, che ha creato veramente una elite nel centro dell'Europa, un'elite del quale potremmo considerare una forzatura storica il nostro Iliev come un erede di quella vicenda. Grazie. Tocca a te. Aurelia, tocca a te. E perché non ci dici qualcosa anche tu? Dai. Dunque, intanto Aurelia è una sorta di mostro sacro della pittura e della ceramica savonese, domina dall'alto dei suoi 95 anni, che è riuscita a spendere magnificamente, non è vero, c'era molti di meno, è riuscita a spendere magnificamente, dapprima soltanto come pittrice e poi anche come ceramista, con delle opere bellissime. Infatti ci ha dato qua alcune cose molto rappresentative del suo lavoro, che è in fase di evoluzione. Potremmo dire che lei, un po' esagerando nei termini, è come quegli artisti che nella fase ultima della loro carriera, l'ultima è un altissimo tempo, per carità, finisca l'ultimo anno, riescono a fare le cose migliori, si rinnovano completamente. Io, tanto per uscire dalla pittura, farei a questo proposito un doppio esempio di carattere musicale. Grandissimi artisti che nell'ultimo 10 anni di vita, così,
sono riusciti ad essere più grandi di quanto non fossero mai stati in precedenza, nonostante gli immensi successi che avevano ottenuto, e cioè Franz Josef Haydn e Giuseppe Verdi, i quali tutti e due fanno negli ultimi anni, addirittura Verdi nel penultimo anno della sua vita, con Falstaff, la sua opera più splendida, la sua opera migliore, la sua opera più giovanile, fra l'altro. Ebbene, lei è uguale, ha fatto un'opera che è molto giovanile, che è molto bella, molto, molto astratta, finalmente un'opera simbolico, un po' simbolista, un po' astratta, è questo omaggio a Leonardo. Il titolo è stato un po' determinato dalla circostanza, ma in realtà è un'opera che si distacca da quanto aveva fatto in precedenza. Quindi ci vieni a dire qualche cosettina anche tu, cara. Ringraziare sempre. Di tutto che mi dici. Di cosa sei tu? Va bene, ma tu anche sei sempre stata molto cara. Però dici qualcosa, su. Non essere timida. Peccato che sei una giovane, vedi, una faccia come me, sono assolutamente. Certe volte sei timida. Hai ragione, certamente. Ma è perché risalti meglio la. Peccato che c'è poca gente. I savonesi sono molto retti a venire alla mostra. Meritare un pubblico migliore. Allora, sì, sì. Perché è una bella mostra. Ma poi non so perché questa sala, che è abbastanza in centro, non vengono. È troppo lontano per i savonesi. Scusate, parlo dei savonesi. Ci sono da salire tre scalini. Ci sono da salire tre scalini. Eh sì, ci sono da fare fatica, capisci? Io che ho il femore rotto, li ho saliti senza neanche il bastone, quindi è così. Ad ogni modo, almeno grazie a questi intervenuti, è giusto? Certo, li ringraziamo. È da ringraziare, ci sono dei bei quadri, veramente, è una bella mostra, mi piace. Complimenti a tutti e a me pure. Complimenti a te. Io tutti anni sono che sono sulla breccia. Ebbene, adesso lo esageriamo, io ho 55, ma è un po' esagerato, dai. 55. Sì. Mi ha dato torto. Va bene. Va bene, ma tu sei sempre. Grazie, grazie. Grazie. Basta. Non ci dice niente del quello. Come? E vabbè, ma è timida, poverina, è timida come una colomba. È timida come una colomba. Adesso vediamo una faccia ardita con un baffo. 86 piatti per il live. La faccia ardita con un baffo ha bisogno di una presentazione che è la seguente. In pratica Vittorio Patrone è la memoria storica di tutta l'attività espositiva di Savona negli ultimi 30 anni, credo, circa. Ha fotografato quasi tutte le mostre che si sono verificate a Savona e provincia in questo lunghissimo periodo. Ha un archivio fotografico impressionante, no? Che dovrebbe essere poi in qualche modo ripreso per fare qualche lavoro di carattere storico, sostanzialmente. Meriterebbe veramente così fatto, anche perché, fra l'altro, lui è anche un ottimo fotografo, quindi le sue fotografie sono bene, e allora queste migliaia e migliaia di scatti meriterebbero effettivamente di essere valorizzati. Ma ad un certo momento, sotto un aspetto un po' particolare, Vittorio Patrone ha pensato lui a sfruttare meglio la sua capacità di fotografo, facendo da fotografo come reporter il fotografo d'arte, quindi fare delle fotografie e poi intervenire sulle stesse con il computer, modificarle in maniera tale da ottenere degli effetti speciali, spesse volte veramente notevoli. Tu pensi? Ma anche sì, le foto ricalcano un po' quello che metto sulle tele, cioè astratto, e più delle volte le stravolgo completamente, a parte qualcuna che è tipo la gamba nassa, che è bella così, sono modificato leggermente i colori e niente più. Il resto mi diverto, finché mi diverto vado avanti. Va bene, non ti sottoponiamo un ulteriore interrogatorio? No, meglio di no.
sono poche parole. Allora voi mi perdonerete e io direi doverosamente qualche parola anche degli artisti che purtroppo non sono tutti delle mie e che sono quasi tutti veneti. Gianluca Merloni è già stato citato ed è Nora Ferromano. C'è una Emilia Bortuzzi seconda, anzi no, c'è una Grazia Bernardini che è prima nell'ordine alfabetico e che è torinese, quindi non è una veneta, e che è un artista molto interessante per la Grazia, con la quale interpreta un suo stile, che è uno stile dedicato a risultati di un forte impatto coloristico, a un desiderio di quasi fuga dal mondo per andare a inseguire, come lei dice, inseguire le galassie, inseguire qualche cosa che è al di là della miseria umana e che è lì a stupire il mondo per la violenza stessa con la quale si presenta, per quell'impatto fortemente coloristico che lei cerca di trasmettere dall'immensità dei cieli sulla tela. Bisogna dire che è un risultato buono quello che ottiene ed è un risultato che è soprattutto dovuto ad una grande minuziosità del particolare, ad una resa molto curata, molto precisa e molto aggraziata in modo tale quindi da rendere particolarmente fruibili e godibili i paesaggi immaginari che va delineando con questa abbondanza di esplosività. Se c'è qualche elemento che caratterizza il cosmo sono le grandi esplosioni stellari, le grandi esplosioni di gas che per milioni di chilometri circondano il punto dove questo è avvenuto. Bene, lei ci regala qualche cosa che è molto analogo. Questi due quadri direi che sono proprio in particolare tali da giustificare quanto sto dicendo, e cioè delle grandi esplosioni di colore, qualche cosa che appunto dalla terra salgono dal cielo, ma che dal cielo sono stati ispirati a questa deliziosa artista torinese che purtroppo aveva promesso di esserci, ma forse il maltempo di averla scoraggiata. Emilia Bortoluzzi è, direi, la sorella di Aurelia Trapani da un punto di vista pittorico e anche di età, anche di lunga milizia attaccata ai quadri. Lunga milizia fatta da tutte e due le parti con estrema modestia, ma anche con un'estrema raffinatezza e un desiderio di miglioramento costante, un desiderio di ottenere costantemente qualche forma che superasse ciò che era stato fino a quel momento nelle chiavi della propria sensibilità. Così come Aurelia ha fatto un passaggio, o perlomeno un'aggiunta meglio, alla pittura alla ceramica, alla pittura su tela, quella su ceramica, Emilia Bortoluzzi ha costantemente operato su tre settori diversi, quello dell'incisione, e in questo senso è considerata una delle migliori incisore venete, con innumerevoli successi, premi e così via, nell'ambito di tutti questi anni, e poi come pittrice ad olio e come acquarellista, e qui abbiamo un suo ultimo sforzo, un acquarello che ricorda un po' Venezia, l'oro di Venezia. E c'è in lei qualche cosa che finisce per costituire il comune denominatore di tutta questa sua operosità, ed è un profondo sentimento religioso, un desiderio che è quasi tipico dei francescani dell'ora e dell'ora, del quale non si doveva intendere il fatto che c'erano delle ore dedicate al lavoro e delle ore dedicate alla preghiera, ma il fatto che il lavoro era preghiera. Quindi i francescani, nel codice francescano, non c'è questa distinzione fra un tempo dedicato alla preghiera e un tempo dedicato al lavoro, ma il fatto che il lavoro è una forma di preghiera. Loris Marchiolo è un vicentino, credo che il suo quadro sia là. Loris Marchiolo ha una pittura un po' particolare.
una pittura che ha bisogno di qualche messa a punto. L'immediatezza non costituisce il suo fascino maggiore, cioè la sua opera non colpisce immediatamente, la sua opera colpisce progressivamente. Colpisce progressivamente perché è la sua un'opera che è apparentemente naturalistica, ma in realtà è un'opera astratta, nel senso che rappresenta una collina, rappresenta un paesaggio, rappresenta una distesa, ma le rappresenta con una forma di assoluta semplificazione, cioè una volontà minimalista della esclusione dei particolari, fino a portarci a riflettere sulla realtà dell'opera in sé, fino a quello che nelle teorie dei grandi pensatori del 400, che stavano riprendendo i termini della filosofia greca o platonica o aristotelica, pensavano a qualche cosa nel quale si dovesse considerare la natura come una presenza divina, non soltanto come creazione divina, come qualcosa di altro da sé del divino, no? Da parte Dio e dall'altra le sue creature, ma qualche cosa che rappresentasse la presenza di Dio dentro la natura. Questo è il risultato maggiore del platonismo rinascimentale. Loris, Marchioro, con le sue opere, semplificando tutto quanto è legato alla pura visione, cerca di dirci che quelle strutture sono le strutture nel quale Dio è presente. Adriana Pellegro è autrice di quell'installazione che quella in gabbia, nella quale c'è una figura molto femminile, con gli occhi molto dilatati, molto accentuati, proprio per indicare questo bisogno di vedere, questo bisogno di comprendere, e le mani tese in quello che è un gesto di imprecazione o di preghiera, o di tutte e due le cose sostanzialmente. Dalla deprecazio può venire anche un elemento di fede e di preghiera, ed è il suo una presa di posizione nei confronti della realtà, da un punto di vista morale, estremamente decaduta dei nostri tempi. Quindi il suo è una sorta di esortazione ad un miglioramento morale, ed è quindi qualcosa che si collega benissimo con la premessa che avevo fatto circa la consistenza di pensiero che l'arte figurativa contemporanea dimostra. L'arte figurativa contemporanea non è più soltanto figurativa, ma è anche un'espressione di pensiero. Fabio Massimo Olivieri è un illustre clinico milanese, è uno dei grandi medici di Milano, e ha fra i suoi non molti difetti un difetto molto forte, quello di amare fortemente la pittura e la storia insieme. Infatti la sua è una pittura o di idee o di storia. I due quadri che voi avete presenti fanno parte di un ciclo che è uno dei quattro cicli che lui ha dedicato a Milano: il ciclo del Castello di Milano, il ciclo del Duomo, la Cagranda, cioè il ciclo di quello che oggi che era l'ospedale di Milano nel tempo del 400 e che oggi è diventato la sede dell'Università di Milano, e poi il Cenacolo, che è illustrato da Leonardo da Vinci. Io gli ho chiesto queste due tele proprio perché attinevano al tema della manifestazione di oggi, e sono appunto due tele estremamente scabre, estremamente ridotte nei particolari, ma nel quale è rappresentato il tutto e la negazione del tutto, Cristo e Giuda. Giuda è la figura meschina che è chiusa già ormai nel senso del peccato, nel senso di quella disperazione esistenziale che lo porterà più tardi, non molto dopo, al suicidio, e che però in questo momento, in questa
questa tavolata che Olivieri ha reso deserta, ha levato tutti gli altri apostoli, tutti gli altri convittori che c'erano nel cenacolo leonardesco, per ridurlo a questi due estremi del divino: Giuda, discepolo e traditore, e Cristo. Ma con un sospetto fondamentale, un sospetto che c'è tutta un crinale ideologico che oggi lo attesta, ed è quello del fatto che in realtà Giuda non è stato traditore. Giuda è stato compreso da Cristo ed è stato necessario al compimento della promessa, e cioè lui, in quanto uomo, ha commesso l'ultimo peccato, l'ultimo dei peccati che Cristo è tornato a redimere per l'intera umanità. Quindi è stato l'ultimo a commettere il gesto del tradimento, ma voluto in una logica celeste nel quale lui doveva rappresentare l'ultimo elemento negativo, denunciando Cristo con il suo bacio detto famoso, ma che secondo questa interpretazione non è un bacio funesto, non è un bacio contro la logica degli Evangeli, ma è qualche cosa che era stata prevista da sempre, in modo tale che l'ultimo dei peccatori finisse per denunciare il grande Salvatore e quindi rappresentasse un dramma che si chiudeva. Giuda è quindi l'elemento che si sacrifica, con tutti gli insulti che la storia gli ha dedicato, per rappresentare il significato più profondo della morte e la resurrezione di Cristo. Il medico milanese, che è attento a questi concetti, è anche un uomo studioso, un uomo che non pensa soltanto alla medicina, ha voluto rappresentare con questi due lavori. C'è l'ultimo veneziano, che è Bernardino Zavagnin, il quale Bernardino Zavagnin è un architetto. Più che un architetto, nel tempo è diventato un geologo, no? È uno che si dedica a trivellazioni per l'arte, cose di questo genere, partendo con l'area in architettura, ma poi modificando e più tardi prendendo anche una laurea in geologia, che la geologia in qualche modo è ancora legata a questi quadri. Quadri che sono anche questi molto scarsi, sono sostanzialmente quadri che vogliono rappresentare una profonda identità, una profonda un profondo collegamento fra la natura e l'uomo, senza nessuna indulgenza nei confronti di qualche figurazione, qualche gesto di carattere particolarmente accattivante. Bene, io ho finito il mio discorso e vi ringrazio per la pazienza che mi avete regalato e vi invito a bere un po' di spumante con me e qualche pasticcino.